Lo stile educativo del Gonzaga può essere sintetizzato in tre parole chiave: tradizione, innovazione e relazione. La tradizione si rifà alla storia dei fratelli delle scuole cristiane che da oltre tre secoli offrono ai ragazzi tutti gli strumenti per una formazione integralmente umana e cristiana attraverso le loro istituzioni che ancora oggi sono presenti nel mondo, oltre 1000, a beneficio di oltre 1 milione di alunni. Innovazione perché l'educazione è offrire una risposta ai bisogni formativi del proprio tempo e quindi significa di tempo in tempo rinnovare gli strumenti, le metodiche, le tecniche per renderla sempre più efficace. E poi relazione. La persona è un essere di relazione e cresce soltanto all'interno della relazione. Ecco perché a noi piace pensare alla nostra scuola come una scuola per la persona e una scuola delle persone, dove i ragazzi si possono formare facendo della loro formazione culturale non soltanto un arricchimento personale, ma uno strumento per mettersi al servizio degli altri. E così realizziamo il motto tipico delle nostre scuole in tutto il mondo: nelle nostre istituzioni si entra per imparare e si esce per servire. Il Gonzaga garantisce continuità educativa e didattica dai 3 ai 19 anni e permette così ai ragazzi di essere seguiti nel loro cammino di crescita grazie a una stretta collaborazione tra tutti i docenti, soprattutto nel passaggio da un corso all'altro. A scuola, grazie ai professori, ho imparato un metodo di studio ottimale per il mio percorso liceale che sicuramente porterò anche all'università. Inoltre, direi che la scuola è riuscita a trasmettere dei valori molto importanti come il rispetto e l'accoglienza verso tutti e degli insegnamenti che mi hanno permesso di maturare e di diventare una persona pensante con capacità critiche rispetto alla realtà. Sono una mamma del Gonzaga da 16 anni di 3 ragazzi. Quello che posso dire di questa scuola è che è una scuola che ha una struttura solida e che cerca di far crescere, di formare i ragazzi, trasmettendo loro quei valori, quei principi sani ovviamente, che sono fondamentali in una società come la nostra. Nella grande famiglia lassalliana del Gonzaga ci sono numerose associazioni che di fatto sostengono, ma direi implementano, l'opera educativa della scuola. Penso ad esempio alle numerose associazioni di volontariato che aprono degli spazi importanti di servizio per i nostri ragazzi e di impegno personale come risposta ai bisogni e alle necessità del territorio. Il Gonzaga ai tempi del coronavirus significa tante cose, significa distanziamenti, significa sanificazione, significa percorsi differenziati, attività didattica digitale e tante altre cose che vi invitiamo a scoprire nel corso di questa giornata. Buon Open Day a tutti!